Alle nostre spalle ci sono viaggiatori che più tardi partiranno dall'aeroporto d'Abruzzo di Pescara per Londra. Questo pomeriggio ci sarà l'aereo per Milano Linate e nei prossimi giorni, nelle prossime ore, Presidente, cosa accadrà? Al momento noi abbiamo le cancellazioni di Alitalia, di Ryanair e delle altre compagnie a partire da venerdì, che sono gli ultimi voli, quindi da sabato, e li avremo fino al 3 aprile. Poi ovviamente questo segue l'andamento delle misure che sono state prese dal governo e delle misure che sono state prese dalle compagnie aeree. Quindi diciamo che sostanzialmente non avremo voli commerciali dal 14 al 3 aprile. Voli commerciali si intendono i voli di linea. Ovviamente rimangono tutti gli elicotteri della sicurezza, delle forze dell'ordine, delle forze del 118, eventuali aeroplani privati che avessero deroghe o permessi per atterrare, atterraggi di emergenza, l'aereo della capitaneria di porto, quindi i servizi essenziali che noi garantiremo col personale essenziale del caso, quindi ridurremo al minimo ovviamente tra smart working, ferie ed eventuali altre decisioni, ma quello che conta è che l'aeroporto per i servizi essenziali ovviamente deve rimanere aperto. Presidente, quali le conseguenze di quello che sta accadendo ovviamente in tutto il mondo, in tutta Italia in questo caso, quali le conseguenze per l'aeroporto d'Abruzzo? È chiaro che sono devastanti come per tutti gli aeroporti italiani, in particolare noi abbiamo tenuto per gennaio-febbraio, adesso è chiaro che siamo a passeggeri che sono quasi azzerati come numeri e quindi abbiamo enormi problemi. L'azienda, che è un'azienda regionale al 99% della regione Abruzzo, esce devastata ovviamente. Io immagino che ci saranno provvedimenti dello Stato e della Regione per ripianare bilanci, stipendi. Ovviamente noi solo di mancati incassi, di passeggeri, handling, tasse aeroportuali, parcheggio e le attività commerciali dell'aeroporto parliamo di qualche milione di euro che quest'anno in qualche modo dovrà essere ristorato dalla Regione o dal Governo direttamente e indirettamente. Diversamente questo, come gli aeroporti italiani, rischierebbe la chiusura. Il problema è che poi non si sa ovviamente quanto durerà questa situazione. C'è incertezza anche su questo ovviamente. Io mi auguro che le misure prese siano talmente serie e rigorose da produrre nei prossimi 15-20 giorni gli effetti voluti e poi, andando verso l'estate, riprendere, diciamo così, la vita normale gradualmente. È evidente che di fronte a una questione globale di tale rilevanza non possiamo che mettere la salute al primo posto e i servizi essenziali al primo posto.